se ci ripenso a piccole cose, piccoli gesti che facevo anche da piccolo, mi rendo conto che c'era questa tendenza, questa mia, sì, bisogno intrinseco dentro di me che in qualche modo ho sempre avuto. Era appunto proprio un modo di sfogarmi ora che ci penso, cioè mi veniva da farlo, era una cosa spontanea. Come se uno è troppo stressato piange. Bah, ma a me veniva da scrivere, da buttare giù le cose. Perché era tutto faticoso, cioè era faticoso ed ero triste. Ora sopporto con più facilità, ma sono annoiato, santo cielo, cioè io è proprio un dovere per me, io ho paura, cioè scordandomi non posso permettermi di scordare, io sono ossessionato, sono morboso e patologico con questa cosa. È come se, dimenticandomi anche un solo frammento, perdessi un pezzo di me. Il lockdown per me è stato un momento magico. Cioè, io all'improvviso mi sono detto, cavolo, non posso più uscire di casa. Che figata. Posso passare il tempo, il giorno e la notte, 24 ore intere, a leggere, scrivere e guardarmi film. È stata una cosa pazzesca perché erano i giorni più monotoni della mia vita. 60 giorni chiusi in casa in questa stanza è stata una rivelazione. Proprio, ho capito il potere dello scrivere, una cosa pazzesca. E del viaggiare appunto dentro di sé. Cioè, io stavo qua nella mia stanza, ma viaggiando dentro di me ho esplorato un mondo, cavolo. Ma io la chiamo la mia tana questa, mi sento proprio un animale che va in letarga se ne sta qua. Ma perché c'è quel tempo che passa qua. Le fotografie in bianco e nero mi sono sempre piaciute a me. E un giorno mi sono chiesto perché lo facessi solo in bianco e nero, perché mi ha detto, cavolo, perché le fai solo così? E la risposta che mi sono dato dopo qualche giorno di riflessione è che bam, va al centro delle cose, arriva dritta, è come una, non so, è una poesia rispetto a un romanzo. E il bianco e nero, bah, è una radiografia, tu arrivi dentro. A me i colori, sono un po' quasi delle distrazioni per me. Quando guardo le foto, mi sento nostalgico, malinconico, forse più che nostalgico, mi viene un po' di tristezza, perché so che quei momenti, ok, li posso vedere, me li ricordo, ma non li potrò mai più rivivere. Cioè, se io non mi ricordo tutto ciò che è stato, che mi è servito, che ho dovuto affrontare per arrivare a questo punto, non posso sapere chi sono, cioè se non ho una linea guida che mi porta in questo punto. Quindi non so cosa sarei, so che non sarei io per come sono davvero. E io voglio essere io.